fuori email in PDF. Vediamo se possiamo inviare per email, PDF, Per ripassarlo, per ripassarlo, studiarlo. Amen. E hermanos, la verdad es que ponerlo por práctica. E sopra ogni cosa metterlo in pratica. Les he pedido que tengan un lápiz y papel. Vi sto chiedendo di avere una penna e un foglio. Pero no es para esta conferencia, espérense, no, No, aspetta, non è per questa conferenza. Non scrivete niente. Esta plática es algo muy sencillo. Questa conferenza che faremo è qualcosa di molto semplice. Pero creo que es importante, hermanos, enfatizar la importancia de la unidad en el equipo. E vogliamo enfatizzare, parlare sul tema dell'importanza dell'unione nella squadra. Amen, hermanos. Amen. La importancia proviene de la causa. L'importanza proviene dalla causa. Y la causa. E la causa que tenemos es la más grande que hay. È una delle più grandi che c'è, la più grande che c'è. Il Signore dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Andare per tutto il mondo, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Amen. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo más importante, hermanos, es los negocios del Padre. Le cose più importanti sono gli affari di Dio. Señor dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. E negli affari di mio padre mi conviene stare. En los negocios de mi padre me conviene estar. Negli affari di mio padre mi conviene stare. Me acuerdo en una convención general. Mi ricordo in un convegno generale. Que nuestro hermano obispo, que ahora es nuestro hijo presidente, John Fortino. Il nostro fratello vescovo presidente John Fortino, che ora è presidente. Al explicar lo que el Señor a él le hizo entender. E lui stava spiegando quello che il Signore fece capire a lui. Perché egli va a predicare la convenzione. Lui avrebbe predicato in questo convegno. Un anno in cui si fu il tema della nostra assemblea. Questo fu il tema della nostra assemblea. E lo negozio di mio padre mi conviene stare. Negli affari di mio padre mi conviene stare. Quanto si ricorda adesso? Ok. Y dijo él que cuando él oraba para preparar su mensaje, estaba diciendo que cuando lui pregaba per preparare questo messaggio, él le dijo al Señor: Señor, ¿qué significa en los negocios de mi padre? E lui stava chiedendo al Signore: spiegami cosa significa, cosa sono gli affari di mio padre. Y el Señor impresionó su corazón. Il Signore toccò il suo cuore. Que los negocios del padre. E gli affari del padre. Los negocios del padre. Gli affari del padre. Es aquello que apasiona a Dios. È tutto quello che appassiona Dio. Quello che más gli importa a Dios. La cosa che gli importa di più a Dio. Los negocios del Padre Celestial. Gli affari del Padre Celestiale. È lo che gli importa a Dios. È quello che importa a Dio. È lo che Dios pone come priorità. È quello che il Signore mette come priorità. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dio. Y sabemos que la prioridad de Dios. Sappiamo che le priorità di Dio. ¿Qué es, hermanos? Quali sono? ¿Cuál es lo más importante? Cos'è? Salvación. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es la obra más importante de la iglesia? Qual è l'opera più importante della chiesa? No, hermano. La obra más importante de la iglesia es glorificar a Dios. La cosa più importante della chiesa è glorificare a Dio. Por eso nuestra misión dice. Per questo la dichiarazione di missione dice. Exaltar a Cristo. Esaltare a Cristo. Equipar a la iglesia, equipaggiare la chiesa, y evangelizar al mundo, evangelizzare il mondo. Por eso en Marcos 12, 29 y 30, Marco 2, 29 y 30, me parece que eso te dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. E glorifica il Signore perché il Signore uno è. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. E amerai il tuo prossimo come te stesso. Y el segundo es semejante. E il secondo comandamento è simile. Amarás al Señor tu Dios. Amerai il Signore tuo Dio. Con tutto il tuo corazón. Con tutto il tuo cuore. Con tutta la tua alma. Con tutta la tua anima. Con tutta la tua mente. Con tutta la tua mente. E con tutte le tue forze. E con tutte le tue forze. Amen. Amen. No, amen. No. 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 Con tutto te. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Il primo comandamento è ama il Signore Dio. Con tutto il tuo corazón. Con tutto il tuo cuore. Con tutta la tua alma. Tua anima, con toda tu mente e con todas tus fuerzas.
fuerza. Con todo el tuo esfuerzo. Dios es primero. Dio è primo. Él es primero. Lui è il primo. Es muy importante amar a las almas. È importante amare le anime. È importante amare il prossimo. È importante amare il prossimo. È molto importante evangelizar las almas. È molto importante evangelizzare. Pero primero de todo. Ma prima di ogni cosa. È amare a Dio. Ma è glorificare a Dio. Dare la gloria a Dio. E dare la gloria a Dio. Ese es el orden correcto. Questo è l'ordine corretto. Hay que ministrar a Dios primero. Prima di ogni cosa dobbiamo ministrare a Dio. E luego ministrar al pueblo. Dopo ministrare al popolo. A su nome gloria. Amen. Aleluya. Tenemos que estar loquitos por Cristo. Dobbiamo essere pazzi per Cristo. Una passione per il Signore. Y lo negocios de nuestro padre. Gli affari di nostro padre. Lo que es importante para Dios. Quello che è importante per Dio. Eso es lo que debe ser importante para mí. Questo deve essere importante per me. Yo debo saber devo conocer las prioridades en mi vida. Io devo conoscere quali sono le priorità nella mia vita. Buscar primeramente el reino de Dios. Prima di ogni cosa cercare il regno buscar di Dio. Buscar primeramente que él reine, que es el rey. Che lui regna, che sia re. Tutto il resto è secondario. La prima cosa è amare Dio. Amarlo a él. Amen, amare Lui. Con tutte le forze. Con tutta la nostra mente, la nostra anima, la nostra forza. Lui è primo. Sempre mi dà la risposta. Sempre dà la stessa risposta. Non solamente il pueblo. Non solamente il popolo, no, anche pastori e ministri. Dice, la principale opera dell'iglesia, la prima cosa della chiesa è evangelizzare le anime. E questo è molto importante. Questo è importante. Ma come dite, fratello, non ci preoccupiamo molto nella opera del Signore. Ma è il Signore della opera. È la fuente. Lui è la fonte. Él es, hermano, la razón. È la ragione. A su nombre gloria. A su nome sia la gloria. A su nombre gloria. Gloria al Signore. La obra de Dios. L'opera di Dio. Es importante. È importante. Porque viene de Dios. Perché viene da Dio. L'importanza. Dice, y todo esto proviene de Dios. E tutto questo viene da Dio. Proviene de Dios. Proviene da Dio che nos reconciliò consigo mismo por Cristo, che ci ha riconciliato a sé per mezzo di Gesù Cristo e ci ha dato a noi il ministero della riconciliazione. E per questo è importante salvare la salva. Per questo è importante salvare e predicare la parola. E predicare la parola. E con l'Evangelo. E compiere con l'Evangelo. Predicare l'Evangelo. Predicare l'Evangelo. Viene da Dio. Viene da Dio. Viene da Dio. Esto es la voluntad de Dios. Questa todo esto proviene de Dios. Questo proviene da Dio. No es proyecto del hombre. Non è un progetto dell'uomo. La predicación, la palabra de reconciliación. La parola di riconciliazione. La predicación del Evangelio. La predicazione dell'Evangelo. No procedió, no originó. Non si è originata. Nel corazón de un pastor. In un cuore di un pastore. Un obispo. Di un vescovo. Un evangelista. Un teologo. Un teologo. Sino que viene de Dios. Viene direttamente da Dio. Quello che appassiona Dio, sono negozio di Dio. Quello che appassiona Dio. L'opera di Dio. L'opera di Dio. È lo più importante. È la cosa più importante. A parte di dare la gloria e la onra. A parte dare la gloria. L'opera di Dio. Occuparci degli affari. E nosotros debemos tener esa convicción. Dobbiamo, fratelli, avere questa convinzione. Estamos involucrados. Siamo involucrati, occupati nella opera di Dio. Nella opera di Dio. Che è lo più grande. Che è la cosa più grande. Dobbiamo onorare il nostro ministero. Valorare il chiamamento. Valorare la chiamata. Come sta dicendo questa mattina. Perché Dio è che lo invia. Perché Dio ci invia. Perché è solo un negozio di Dio. Questo è affare di Dio. Questo è più importante che qualsiasi impresa umana. È più importante di qualsiasi impresa umana. Di qualsiasi compagnia umana. Di qualsiasi compagnia umana. Qualsiasi corporazione umana. O associazione umana. Qualsiasi commercio, qualsiasi impresa. O impresa, commercio. La iglesia. La chiesa. È il quehacer de Dios. Amen. È l'essere di Dio. Amen. E per questo Cristo dijo: su questa roca edificaré mi iglesia. Per questo ha detto: io su questa chiesa. Alleluia. La mia chiesa. Il progetto di Dio. Il progetto di Dio. Su questa roca edificaré mi iglesia. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa. La porta dell'inferno non prevalecerà contro ella. E la porta dell'inferno non la possano andranno vincere. La iglesia è un esercito che
nunca será vencido. La Chiesa è un esercito che non sarà mai vinto. Es un buque que nunca se va a hundir. È un bunker che mai sprofonderà. Una barca che mai sarà sommersa. Un edificio que nunca será derribado. È un edificio che mai cadrà. Una esposa che nunca sarà repudiata. Amen. Una donna che mai sarà rifiutata. Por eso dice el poeta. Perché questo dice il poeta. Chi è questa che si mostra come l'alba? Chi è questa che si mostra come l'alma? Hermosa come la luna. Bella come la luna. Esclarecida come il sol. Chiara come il sole. Imponente come esercito dell'ordine. Imponente come esercito. È la chiesa del Signore. È la chiesa del Signore. Che Él sta edificando. Che è l'opera di Dio. È l'opera di Dio. Alleluia. Alleluia. Chi è questa che si mostra come l'alba? Che si mostra come l'alba. È rossa come la luna. Bella come la luna. Imponente, amen, amen. Esclarecida come il sole. Amen, chiara come il sole. La luce della terra. Perché la Chiesa è la luce della terra. Noi siamo la luce della terra. Siamo la luce della terra. Dobbiamo llevar esa luz. Questa luce. A suo nome gloria. A suo nome sia la gloria. A suo nome gloria. Gloria. A suo nome gloria. Amen, gloria. Alleluia. Amen. È la opera di Dio. L'opera di Dio. Io le decía a los hermanos el miércoles antepasado. Stavo parlando con i fratelli mercoledì scorso. E che vogliamo che cada uno si convierta in evangelista. E stavo parlando che ognuno si converta in un evangelista che Dio. E quando llega la gente, los hermanos a una casa. E quando i fratelli arrivano a una casa. Donde regna il peccato. Dove regna il peccato. Che è cautiva por Satanás. Amen, prigioniera da Satana. Esclavizada, hermanos, del peccato. Schiavo del peccato. En tinieblas. Nelle tenebre. Oh, però quando prima la Bibbia. Ma quando noi apriamo la Bibbia. Enciende una luz. Y déjala brillar. La luz de Jesús. Que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. No la puedes callar. Ante tanta necesidad. Enciende la luz. Quando arriviamo nelle famiglie, anche se sei una famiglia sola, non c'è bisogno di fare una cella di 30, ma tu e un perduto, ma tu arrivi lì, apri la parola, e esci dalla luce dell'Evangelo. È l'opera di Dio, è l'opera di Dio. È la cosa più grande. E nosotros debemos tener esa convicción, hermanos. Dobbiamo avere questa convinzione. Che, hermanos, a nosotros no debe importar el progreso del Evangelio. Noi la cosa che ci deve interessare è il progresso dell'Evangelo. Amen. Siamo tranquilli lì. O in un concessionario di coche Ford, quizás. O in un concessionario della Ford. O Alfa Romeo. O quizás di un corpo di polizia. O siamo impiegati dell'esercito. Sono molti. Però nessuno si iguala al lavoro della iglesia. Ma nessuno è uguale al lavoro della chiesa. Alleluia. Los gobiernos del mundo se van a acabar. Tutti i governi finiranno. Los negocios se van a acabar. Tutto finirà. Il Banco d'America va a passar. Il Banco d'America finirà. La empresa dove tu lavori va a passar. La compagnia dove tu lavori. Il cielo e la terra passeranno. Il cielo e la terra passeranno. Ma la tua parola non passerà. Gloria al suo nome. Gloria al suo nome. Nosotros estamos ocupados. Noi siamo impegnati. In algo grande. Amen, è qualcosa di grande. Alleluia. Alleluia. Ten esa visione nel tuo corazon. Abbi questa visione nel tuo essere cuore. Ministro, essere un ministro. Estás ocupado. Essere impegnato. Nella impresa más importante. Nelle imprese più importanti. De todos los tiempos. Di tutti i tempi. Perché è la opera di Cristo. È l'opera di Cristo. In Nehemías todo el tiempo ha habido la obra de Dios. In tutto il tempo c'è stata l'opera di Dio. En el tiempo de Moisés. Nel tempo di Mosè. La obra de Dios. La opera di Dio. Era sacar al pueblo de Egipto. Era tirare fuori il popolo dall'Egitto. Amen. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre ha habido alguien. C'è stato sempre qualcuno. Nel tempo di Josué. Nel tempo di Josué. Era conquistare la terra di Canaan. Era la conquistare la terra di Canaan. Nel tempo di Gedeone. Nel tempo di Gedeone. Era hermano de vencer a los
Creo que a las malecitas. Amén. Vivince le maleciti. El tiempo de Nehemías. Nel tempo di Nehemia. La obra de Dios. L'opera di Dio. Era reconstruir los muros de Jerusalén. Y eso lo apasionó. Questo li appassionò. Eso lo hizo que él se pusiera el ayuno. Che loro si mettessero in digiuno. Che vestiva di silicio. A me si potessero vestire. Che tuviera triste. Triste. Perché sentiva la carga. Perché la necessità. Il bisogno. Di ir a Jerusalén. Di andare a Gerusalemme. De mano in verità di riparare le puertas. E riparare le porte. E edificare il muro. Edificare il muro. Ir allá donde estaban los sepulcros. Lì dove c'erano i sepolcri, profanados, erano stati abusati, quemadas, le porte bruciate, era lo que él tenía su corazón, e quello che aveva nel loro cuore. Notò, amen, e lo raggiunse. Artaxerxes lo notò. Amen, e lo notò. Era la obra de Dios. L'opera di Dio. Era la obra de Dios. L'opera di Dio. Y él llegó ahí, lui arrivò lì. Los escombros. A me vide tutto quello che era. Los escombros. Vide le rovine. Oyó la posición de los enemigos. E ascoltarono la posizione dei nemici. Sabalà, Tobias, Tobia, stavano contro él. Stavano contro di lui. Che dijeron estos judíos débiles que van a hacer? Questi giudei cosa faranno? Il muro. Quando costruiranno le mura? Si subirà una zorra. E salirà una volpe? Va a derrumbar. Cadrà. Però a él non le importò. Ma lui non gli interessava. Stavano tentando di dissuadirlo. A me ne stavano cercando di dissuadere. E andare avanti. Ven, reúnete con nosotros. Vieni con noi. Ven con nosotros. Vieni con noi. Deja un rato lo que estás haciendo. A me fermati quello che stai facendo. Pero dijo, yo no puedo ir. Io non posso. Porque yo hago una gran obra. Non posso andare da te perché sto facendo una gran obra. Y si yo fuese. Se io mi fermerei. Cesaría la obra. Si fermerebbe l'opera. Pero yo hago una gran obra. Fa una grande opera. Nosotros que somos ministros de Dios. Noi che siamo ministri. Dobbiamo avere la convinzione. Dobbiamo avere quella convinzione. Che la obra che stiamo occupando. Che la opera che stiamo facendo. È la più grande che hai, hermano. Perché si tratta della salvazione dell'umanità. Che stiamo portando la salvezza dell'umanità. E dobbiamo avere passione per ello. Passione. Alleluia. Passione. Gloria a Dio. Alleluia. Perché questo è grande. Perché questo costò la sangue di Cristo. È costato la sangue di Cristo, il sangue. Alleluia. 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 Los hombres tienen muchos proyectos. Noi molte volte facciamo tanti progetti. Hablan de muchas cosas. Parliamo di tante cose. Discuten de muchas causas. Discutiamo di molte cause. Reúnen fondos para muchas causas. Raggruppiamo fondi di tante cause. Pero nosotros sabemos. Ma noi sappiamo. Qual è la causa más grande? Qual è la causa più grande? Ir por todo el mundo. Andare per tutto il mondo. Y predicar el evangelio. Predicare l'evangelo. A toda criatura. Ad ogni creatura. E che creyere fuera bautizzato. E colui che ha creduto sarà battezzato. Sarà salvo. Sarà salvo. Ma se non creyere. Ma colui che sarà condannato. Sarà condannato. E stiamo adesso. Stiamo in questo. Stiamo in esso. Siamo in questo. Stiamo in esso. Alleluia. Ir por todo el mundo, dijo el jefe. Andare per tutto il mondo. E questa parola todavía sta risuonando. Questa parola sta suonando. Sta suonando ancora. Llega il tempo che queste parole. Arriva il tempo che questa parola la fai tua. E dice Cristo sta dicendo a me. Predica la sua parola. Alleluia. Al suo nome sia la gloria. Ir por todo el mundo. Andare per tutto il mondo. Predicare l'Evangelo. Alleluia. C'è tanta necessità. C'è tanto bisogno. Hermanos, a me mi ha toccato. Stare a lavorare in Europa, fratelli, a me mi è dato questa, mi è toccato stare in Europa come supervisore. Supervisore, come supervisore. E una delle mie mete è che si espanda la e una delle mie mete è che l'opera si possa espandere. Non solamente Spagna, non solo Spagna, e Italia. E Italia. Però stiamo in Inghilterra. Siamo in Inghilterra. E Londra sta crescendo molto. Allora. Siamo in Portogallo. Siamo in Portogallo. Suo nome è Gloria. Suo nome sarà Gloria. E acaba di fare un viaggio esploratorio. E appena ho finito un viaggio di esplorazione. Nella Germania. Germania. E è stato in Svizzera. Svizzera. A Zurigo. A Zurigo. Zurigo. E chiediamo che si espanda. Il nostro desiderio è che la si espanda. Amen. Antes de eso, una settimana antes de eso. Una settimana prima di tutto questo. Siamo in tre paesi africani. Siamo stati in tre paesi dell'Africa. Zambia, Kenya e Tanzania.
e Tanzania. E in Zambia? Zambia. Vino il vescovo di Malawi. È venuto il vescovo di Malawi. Che si è unito anche all'assemblea. E che si è unito all'assemblea. Stanno gli hermanos di Uganda. Siamo dalla Uganda. E del Congo. E del Congo. Che también quieren unirse a nosotros. Che si vogliono unire a noi. E allá los ministros y pastores. E lì, fratelli, ministri e pastori mucha ayuda. Hanno bisogno di seminari come estos. Aiuto, seminari come questi. Letteratura. Letteratura. Oh, hermano, hay tanta necesidad. C'è tanto bisogno. Gloria a Dios. Gloria a Dio. La opera è grande, hermano. La opera è grande, fratelli. Ya estamos ahora en Tailandia. Siamo con l'obiettivo della Thailandia. In Cambogia. Cambogia. In Neymar. E Danimarca. Neymar. Amen, hermano. I más países que tenemos que alcanzar. E altri paesi che vogliamo conquistare. È grande, hermano. È grande l'opera del Signore. E la cosa sta, hermano, è che la opera di Dio di ir per tutto il mondo e predicare la parola della creatura. La opera di Dio di andare tutto il mondo e predicare la parola di Dio. È una tarea enorme, grandissima e globale. Amen. È una sfida grande e globale. Non la può realizzare un solo uomo. Non la può realizzare un solo uomo. Un solo pastore. Un solo pastore. O vescovo. O un vescovo. O missionario. O un missionario. O un evangelista. Se necessita un equipo. C'è bisogno di una squadra. Per non dire un grande esercito. Per non dire un grande esercito di uomini. De hombres y mujeres. Di uomini e donne. Gloria a Dio. Amen. L'anno passato, hermanos, eran come unos possibilmente 45 hermanos de América y de Europa. Amen. Il mese passato più o meno 45. L'anno passato. Che estuvimos in Kenya. Più o meno 45 uomini dell'Europa e degli Stati Uniti che stanno fatto una evangelizzazione. Quest'anno è 210. Estuvimos en cruzada in Kenya. Siamo stati in Kenya. E in Tanzania. E in Tanzania. Alleluia. In giugno va un gruppo grande. Un gruppo grande. A Zambia. Zambia. Christian Brigade. Le brigate. A suo nome sia la gloria. A suo nome sia la gloria. C'è tanto di fare. Gloria a Dio. Por eso la importancia de que trabajemos en equipo. Per questo l'importanza di lavorare in una squadra. Amen, hermanos. Yes. E lo tiene ahí usted, hermano, Sí. Lo tiene allá, que tiene. Okay. Todo equipo necesita un Nehemías, un líder, y todo líder necesita un buen equipo. Ogni squadra ha bisogno di un Nehemia, di un leader, e ogni leader ha bisogno di una buona squadra. Come Moisés. Come Mosè. Come Josué. Josué. Come Gedeon. Gedeone. Come David. Davide. Come il presidente della nazione. Il presidente della nazione. Come il capitano di un barco. Il capitano di una nave. Come il generale di un esercito. Il generale di un esercito. Il pastore locale. Il pastore locale. Il vescovo supervisore. E come il vescovo supervisore. Aiuta. Abbiamo bisogno di aiuto. Il capitano non può fare solo. Il capitano non può fare solo. Ha bisogno di marinai, soldati. Necessitamos ayuda. Abbiamo bisogno di lavorare in equipo. Per poter lavorare in una squadra. Non è come un boxeo questo. Non è come un pugile. Uno contro uno. Uno contro uno. Questo è come un calcio. È come il calcio. Se ne sienta vario per mettere un gol. C'è bisogno di una squadra per fare. Amen, hermano. Amen. Gloria a Dios. Alleluia. El equipo es indispensable. La squadra è indispensabile. Dio la squadra è indispensabile. La squadra è indispensabile. Amen. Amen. Indispensabile. Quiero que ahorita piensen ustedes, pastores. Pastores, piensen. Io voglio invitarvi in questo momento a pensare. Nel nome dei suoi aiutanti nella chiesa locale. I nomi dei vostri aiutanti nella chiesa locale. Hombres fieles. Uomini fedeli. Piensen, cielo lo so. Pensate, chiudete gli occhi, pensate. Cielo lo so, pastore. Alleluia. Y denle a Dios por ellos. Aleluya. Prega por loro. ¿Cuánto valor tiene un fiel ministro? ¿Cuánto valor ha un ministro fedele? Es inestimable. Es inestimable. Un Aarón. Un Aarón. Y un Ur. Es un Ur. Que levanten las manos. Que levanten la mano. No es suficiente dinero. Para comprarlos. Amén. No c'è sufficiente denaro per comprarlo. Por mi dos asistentes de pastor que tengo. Io ringrazio Dio per Marco il tuo assistente Morán, Marco Morán y Juan Ramón Santana. E Juan Ramón Santana. Y tres diáconos. Tre diaconi. Hermanos.
I demás hermanos que ayudan. E gli altri fratelli che aiutano. Loro mi alzano. Io sono solo. Salgo tanto, ancora di più ora che io esco molto per il lavoro. La chiesa di Siviglia gli manca l'attenzione. Senza di loro, cosa sarebbe successo lì? Uomini fedeli. E dice la parola Enemia 4:6. E dice la parola di Dio Enemia 4:6. Edifiqué pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque tuve ánimo para trabajar. Noi dunque ricostruiamo le mura. Edifiqué pues el muro. Edifichiamo il muro. Edifiqué pues el muro. Edifiqué. Tu dici lo che io dico? Sì. Edifiqué pues el muro. Ho edificato il muro. E tutta la muraglia fu terminata fino alla metà della sua altura. E tutta la muraglia è stata costruita fino alla metà. Io tu anni per lavorare. Che io ho avuto per lavorare. Así dice. Così dice. Dice io. Come dice? Io ho edificato il muro. Dice così. Lo so. Si lees il capitolo 3 di Nehemia. Se voi leggete il capitolo 3 di Nehemia. Ahí te dice che le famiglie. Le famiglie edificavano da un tramo a altro. Che le famiglie stavano edificando un pezzo. Pescavo la torre. A me da una porta all'altra. Dice il nome delle famiglie. Dice il nome delle famiglie. Che bonito, mio hermano. A me. Perché dice perché il popolo, non nomás io solo. Perché sta dicendo il popolo. Il popolo.